anche un prossimo video, c'è un video. Ebbene sì raga, tantissimi di voi mi avete detto: ma Giulia non fa più video, le fa solo marghe, ma perché? Voglio vedere gli acquisti di Giulia e cose del genere. Allora raga, oggi sono tornata qui con un video dopo tantissimo tempo. Non ne ho fatto uno con cose che compravo al giorno, cose così, perché comunque compravo sempre due cose, una cosa, e quindi non sarebbe, non avrebbe avuto un senso fare un video di solo due oggetti. E quindi col tempo di quest'estate ho accumulato un po' di cose, che tra l'altro ce ne sono anche altre da lavare, quindi non posso farvi vedere, però vabbè. Allora, vi faccio vedere due cose recenti proprio che ho comprato ieri, e sono della Tommy, che ho preso una maglietta bellissima ed è una M. Aspettate, questa rosa che è bellissima, con, non so se si vede, con questa scritta bellissima, e raga non so se si vedrà bene, però vabbè. E questa stessa cosa, quindi questa scritta uguale, identica, modello identico, l'ho presa azzurra, un azzurro stupendo, sempre la stessa taglia, e davvero è bellissima, però quella lì già l'ho usata, e quindi in realtà l'ha usata mamma, quindi me l'ha rubata, quindi questa cosa non va per niente bene, però vabbè, non la lasciamo anche questa cosa. Poi io, dovete sapere che amo le salopette, infatti devo andare a recuperare due salopette che qui non ho preso, quindi tra poco, dopo aver fatto di questa, li vado a prendere. Allora, ho preso una... Oh, non c'è! Sono rimasta male, raga, non c'è la salopette! Ok, due minuti di pausa, giusto due secondi, perché non so dove è la salopette, quindi... due secondi, arrivo. Ok, raga, allora... sono ritornata dopo un po', per me è stato un po', per voi è stato solo due secondi. Comunque... ho trovato le salopette, però non ho trovato un'altra salopette, solo che ora ve la farò vedere, però bianca. Quindi questa qui ne sto per far vedere bianca, uguale, solo il colore cambia. Allora, comunque siamo rimasti a Zuiki. Questa qui che ho preso da Zuiki è questa qui verde. È comodissima, perché l'ho provata nel camerino ed era molto comoda. Allora, questo è il dietro, quindi verde così. E poi davanti è così. Non so se si vedrà mai, però comunque ve la faccio vedere un po' a spezzettoni. E ha tutti questi bottoncini e anche le tasche, quindi è davvero molto carina, almeno per la mia tipologia di vestire è molto carina e anche molto molto comoda, quindi very very good. Sempre andando su salopette, ho preso questa qui da un negozio qui da me, da noi qua, e aiuto, fatemela sistemare, e è questa qui nera, questa qui che potete vedere che è nera, ce l'ho anche bianca, però il problema raga che non l'ho trovata, quindi non so dove può essere, dove può questa, tipo, cioè raga davvero non lo so, magari dopo vedrò un po' a casa, però questa no, sì raga. Vabbè, comunque tutto a posto, questa è una taglia 44, invece quell'altra, guarda raga vi giuro, ora davvero devo cercare quella salopetta. Vabbè, lasciando questo, poi un pantaloncino che è davvero comodissimo, poi è un colore che mi piace, però lo dovevo prendere per forza. C'è questo qui rosa, tipo tutto a palloncino, non so come lo potete chiamare, ed è davvero comodissimo, l'ho usato tantissimo quest'estate, ed è un pantaloncino davvero bellissimissimo che vi consiglio, però il problema è che non mi ricordo dove l'ho preso, quindi non so come ve lo posso consigliare, però vabbè. Poi ho preso questo pantaloncino bianco, rigorosamente bianco, aspettate, là. Questo qui con, aspettate, questa targhettina qui sul fianco, da Sant'Angelo, così si chiama, e l'ho presa tipo quando c'erano tipo dei sconti, tu prendevi tre cose e avevi tipo il 50% di sconto, quindi comunque ho preso questo pantaloncino
ed è davvero bellissimo, comodo. Davvero cercavo, anche l'anno scorso cercavo un pantaloncino bianco e quest'anno ne ho ben due, quindi top. Poi ho questa qui della Levi's, che ce l'ho anche bianca, quindi così, della Levi's, bellissima. E la stavo cercando, già la vedevo su da anno, però era tipo della versione uomo. Però poi sono andata nel negozio della Levi's e ho visto questa qui, che c'era proprio lì in esposizione, raga, come potevo non prenderla? E quindi ho deciso subito di prenderla. Ed è bellissima. Allora, quest'anno ho notato che io ho tantissime maglie della Levi's, che tra poco vedrete. Allora, poi ho preso questa qui, che è inutile che la spiego, perché comunque è questa qui con i limoni ed è carinissima, bellina. Che questa qui è abbinata a questo pantaloncino che ho, questo qui giallo, e l'ho preso anche di un altro colore che sempre tra poco vi farò vedere. Poi, per non rischiare ancora, ho preso anche una cover così bellissima, tutta pastello, bellissima, ed è rigorosamente a pop-it, sentite. E questa l'ho pagata 5 euro. Io la stavo cercando, però del mio iPhone, quindi l'iPhone X. Però non la trovavo e poi sono andata da questo negozietto carino dove ho cambiato anche la pellicola, perché mi era proprio rotta, rottissima. E l'ho trovata sul mio iPhone, quindi ho detto come faccio a non prenderla. E io amo Pop-It, come ben tutti quasi sapete. E mi piace collezionarle, quindi ora ho anche la cover, quindi top. Poi ho preso questa qui della, aspettate, non mi ricordo come si chiama, Only, che è questa qui, raga, non vorrei spiegarle, però vabbè, ve le faccio vedere così. E questa qui gialla con questa specie di smile, è uno smile in realtà, non questa specie, è uno smile, che è davvero bellissima. E questa qui l'ho messa anche con un pantaloncino blu, però questo pantaloncino blu è a lavare, quindi non ve lo posso far vedere. E poi, appunto, parlando sempre della Levi's, ho un'altra maglia, cioè questa qui rosa, non potevo prenderla rosa, quindi è bellissima, è tipo tutto di alberi, cose così, ed è bellissima. Questa qui l'ho abbinata col pantaloncino rosa che vi ho fatto vedere prima, perché è tipo tutto in pantano, come fai? Tutto in pantano, cioè come fai? Come fai? Sempre parlando di pantaloncini di Terranova, questo qui giallo e poi di un altro colore, ho preso anche questa maglia gialla che ho abbinato su questo pantaloncino che ora vi posso per far vedere. Chiariamo che questo pantaloncino è più per scendere, cioè per andare a mare, quindi un copricostume, e poi anche per andare tipo un po' in montagna, cose del genere, quindi lo uso come comodità, però non per uscire, perché non mi dà quel senso di uscire con questo pantaloncino. Però vabbè, questa maglia gialla, che tra l'altro anche mamma c'era gialla, quindi forse ho preso la sua, forse no, però forse sì, tutti voi, però vabbè. Poi sempre della Levi's ho preso questa qui, quella lì nera che vi ho fatto vedere, solo bianca. Questa è stata la prima ad entrare in casa, quindi c'è la nera, l'ho presa dopo una settimana, che dopo ho detto ma perché non l'ho presa anche nera? Ma qui è sporca. Dopo andremo a lavare. Poi sempre quest'anno per il battesimo di mia cugina ho preso questa magliettina qui, questa qui con... bellissima, è davvero bella e ha tutto tipo le maniche sono così, quindi sono così tipo le, sono bellissime. E anche questo l'ho abbinata a un pantaloncino, questo pantaloncino però è sempre a lavare, che ho scoperto la sua comodità solo ieri, quindi lo devo mettere assolutamente altre volte, perché è davvero comodissimo e anche molto bello. Il colore è tipo, aspettate, tipo questo qui al centro, questo qua, ed è bellissimo, 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 bellissimo. Raga, comunque ho constatato che nel mio armadio ci sono più maglie che pezzi sotto, quindi pantaloncini, pantaloni, tutto, cioè, proprio solo maglie possiamo dire.
Poi sempre quest'anno ho preso questa maglietta qui con i gelatini, molto carina. Aiuto, così con i gelatini. Ed è davvero bella. E io ora sto provando a piegarla. Perché io le so piegare le mani, però il dopo è un po' brutta come la piego io, però. Comunque questa qui è davvero bella. Questa qui è stata un completo che ho portato sempre con quello lì, sempre in rosa, però vabbè, è bellissimo. Sempre della Levi's, raga, calcolate che anche dell'anno scorso ne avevo 4-5 della Levi's, e quindi fate un po' qualche calcolo di quante ve ne ho fatte vedere e quante ve ne ho dette dell'anno scorso. Comunque ho preso questa qui della Levi's, quindi la semplice scritta Levi's con sempre semplicissimo le due righe, gialla e azzurra, e il colore della maglietta è questa qui. Questa, anche questa l'ho presa nel negozio della Levi's assieme quella alla bianca, e poi quella alla rosa l'ho presa assieme quella alla nera. Ok, siamo capiti. Parlando sempre di quel pantaloncino giallo, questo qui io sto indossando, c'è anche il grigio che porterò sempre con me perché è bellissimo ed è anche comodissimo. E questo qui io abbino quella là, quella magliettina gialla. Quindi top. Aspettate, lo pieghiamo con calma perché altrimenti è un po' un casino, un po' un casino. Poi, allora raga, devo dire la verità, nell'ultimo periodo non li sto usando, però comunque sempre per fare un haul più approfondito ho preso anche questi pantaloncini, questi qui tipo a righe, sia rosa, vabbè io ora metto questi qui sopra, sia rosa, sempre la stessa fantasia, solo che il colore cambia, sia azzurro, quindi blu, poi altro, no, azzurro. L'ho trovata. Ecco, allora ho fatto una grandissima figura, bruttissima, vicino a mia madre. Ho trovato la salopetta bianca che stava qui e non sapevo nemmeno la sua esistenza. Proprio che fosse un pantaloncino. Vabbè. Comunque, raga, la salopetta in questione, quella lì bianca, è questa. Con la cerniera, bellissima, questa anche porterò con me. Sì, raga, sto dicendo porterò per un motivo che poi vedrete. In realtà è molto facile capire questo motivo, però poi vedete dove la porto. Lasciamo stare i miei giochi di parole. Ed è bellissima. E quindi quella lì nera, solo bianco. Sono contentissima che l'ho ritrovata. E poi quel pantaloncino bianco che vi ho fatto vedere, ce l'ho anche tipo di jeans, che non ho mai visto questo, devo dire la verità. Quindi, bellissimo. Quindi è un po' pesante, però raga, da tenere in mano. Guardavo. Quindi niente raga, questi sono stati i miei acquisti stupendi in tutto, non in tutto quest'anno, però comunque in un mesetto questi sono stati i miei acquisti. Spero vi siano piaciuti. Se volete un altro haul del genere, quindi tutte cose che raccimolano in un mesetto, due mesetti, ditemelo. E niente raga, io mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao.